Carissimi amici, novità per me. Paolo vuol leggere una mia poesia. Non so quale che ha scelto, quindi è a rischio mio, ma anche a rischio vostro. Grazie. Allora, in queste non c'è nessun rischio, padre Ottavio, perché in questa cartellina ci sono solo parole di pace, di amore, di speranza e di bellezza. Una in particolare, molto breve, mi ha colpito tantissimo perché racconta e tratteggia quella che è la speranza di domani, quella che veramente rappresenta quello che noi dobbiamo vedere anche come luce futura per donarci la vita, perché si intitola, devo togliermi gli occhiali perché ormai l'età avanza, si intitola Ragazza. Te la ricordi? Ragazza, no, non la ricordo, scritta ma a fuoco. Quando? Scritta a fuoco il 10 marzo del 22. Ma guarda. Ragazza, nei tuoi sogni di bellezza danzi alla vita, mentre i capelli tuoi al sole, al vento, raccontano progetti cercando futuro. Non temere, i tuoi sogni, portatori di gioia, accompagnano il faticoso salire dei giorni. Ecco, idealmente padre Ottavio parla al futuro e parla ai giovani, parla a questa ragazza. Quanta speranza c'è negli occhi delle ragazze di oggi? Tu che cosa vuoi dire a loro? Di fare bella la propria vita, ma non solo per se stessa, ma rendere bella la vita degli altri, la vita di questo mondo, e sapere donare il bene, il pensiero limpido, il cuore sereno, il cuore forte che vuole costruire un futuro, e un futuro degno per se stesse, per la propria famiglia, per il futuro della società. Donare, donare, donare. Questo penso che sia la grande eredità che le generazioni del secolo scorso come noi devono dare alle generazioni di questo terzo millennio. Vero? Grazie. Doniamo. E andiamo avanti con fiducia. Sempre. L'AMSES c'è.